In tutte le chiese di ogni latitudine domenica si è celebrata la giornata missionaria mondiale e dalla finestra dell'Angelus non sono mancati l'appello e la preghiera di Papa Francesco verso quanti hanno scelto di lasciare case e famiglie per portare l'annuncio della salvezza in periferie segnate dalla guerra, dalla fame oppure dall'eccesso di benessere e solitudine. Esorto tutti a vivere la gioia della missione testimoniando il Vangelo negli ambienti in cui ciascuno vive e opera. Al tempo stesso siamo chiamati a sostenere con l'affetto, l'aiuto concreto e la preghiera i missionari partiti per annunziare Cristo a quanti ancora non lo conoscono. Ricordo che anche la mia intenzione è promuovere un mese missionario straordinario nell'ottobre del 2019, a fine di alimentare l'ardore dell'attività evangelizzatrice della Chiesa a Gentes. La missione, cuore e anima della Chiesa, scrive poi il Papa in una lettera inviata al Cardinale Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, in occasione del centenario della lettera apostolica Maximum Illud, ha bisogno di un nuovo slancio perché è ancora lontana dal suo compimento. Ha bisogno di mani e piedi disposti a superare barriere ed ostacoli, come quelli di padre Raimundo Rocha, missionario comboniano che dopo molto tempo in Brasile, ormai da 7 anni opera in Sud Sudan. Quello che sta facendo Papa Francesco è una cosa molto bella, cioè ricorda alla Chiesa quello che è il suo proprio lavoro di portare l'annunzio, la buona notizia e la carità di Gesù in questo mondo diviso, in questo mondo che è minacciato per la guerra, per la violenza, per il terrorismo e tutta questa cosa cattiva che sappiamo. È proprio questo che bisogna il mondo, questo messaggio di vita, di riconciliazione, di pace, e la Chiesa porta questo dovere, questo obbligo di annunciare questo Cristo che guarisce, questa buona notizia di salvezza per tutta l'umanità, ma anche una buona notizia per quelli che non sono ancora cristiani, ma che bisogna ascoltare questo appello di salvezza e di guarigione. Padre Raimundo parla di Cristo al popolo Nuer, lavora nei campi con gli sfollati e i rifugiati, percorre col Vangelo le strade di Giuba. Ci racconta i drammi del Sud Sudan, la nazione più giovane al mondo e tra le più povere, che ha raggiunto l'indipendenza nel 2011 dopo 21 anni di guerra civile e che ora vive una nuova guerra fratricida, tribale, tra gruppi etnici che seminano morte e paura e affamano la popolazione. In questo contesto la Chiesa è viva e tiene alto il vessillo della carità e della riconciliazione. Non è facile portare l'annunzio, la buona notizia di Gesù tra la gente che vive una cultura qualche volta contro il valore del Vangelo. E è anche difficile entrare in un ambiente nuovo, in una nuova cultura, ma è proprio quello il lavoro del missionario, portare la buona notizia di Gesù Cristo a questa gente che non lo conosce. E entrare in questo ambito, in questo ambiente nuovo, a vivere come quella gente. E così la Chiesa cresce. È così anche che si diventa fratelli, dice ancora padre Raimundo, mentre racconta l'attentato che ha colpito la sua missione nel gennaio del 2014 e che ha costretto lui, gli altri sacerdoti, seminaristi e le persone assistite a rifugiarsi in una foresta e a vivere all'aperto per ben 18 giorni. È stata un'esperienza brutta, ma anche bella, perché abbiamo sperimentato la solidarietà della gente, del popolo, che ha ricevuto tanto da noi missionari, ma in questo momento di difficoltà, di violenza, di guerra, hanno aiutato a noi. E questo è anche evangelizzazione.